Ed era giusto ieri quando parlavamo del rapporto dello Svimez che faceva un panorama negativo di tutto il sud, la Sicilia, fanalino di coda tra crisi demografica e infrastrutturale. Ne abbiamo parlato con il consigliere dello Svimez, il siciliano Pietro Busetta, per voi. Uno spiraglio, ci si vede lontano una luce oppure è tutto perso? Abbiamo la strada chiara. Questo paese, se non mette a regime il mezzogiorno, affonda tutto. Il raddoppio del canale di Suez, la grande via di comunicazione da Suez, via Augusta, via Ponte sullo Stretto, verso Berlino, è lo strumento fondamentale per rimanere e per avere i grandi traffici. Se questo il paese non lo capisce, vuole continuare a puntare su Genova e Trieste, a far affondare tutto il paese, non solo il mezzogiorno. Il presidente della Regione Sicilia ha detto che andrà a Roma non più per chiedere soldi, ma per fare. La Regione Sicilia è una delle ultime per ora in termini di investimenti, in termini di crescita di PIL. È una delle prime in termini di rapporto tra reddito di cittadinanza e reddito complessivo. Quindi la Regione Sicilia viene da un periodo terribile. Il presidente Musumeci e la sua giunta hanno modo di dimostrare che stanno lavorando bene, hanno modo di dimostrare che fanno sì che le infrastrutture vengono fatte, far partire le ZES, le zone economiche speciali, ha un modo per far sì che il PIL cominci ad aumentare, che i tesserati funzionino veramente, ma è certamente un compito estremamente complesso e difficile. Io credo che ce le stia mettendo tutta. Si dice sempre che la Sicilia abbia le risorse, ha tutto, però realmente cosa manca? Beh, a tutto è un discorso generico e teorico, ha anche 5 milioni di abitanti e 1 milione e 300 mila occupati, cioè mancano 1 milione di posti di lavoro, quindi a tutto, se noi riusciamo a fare sì che abbia tutto, ma non è un compito soltanto della nostra regione, è un compito di tutto il paese, perché da soli possiamo fare molto, ma non tutto, anche perché abbiamo una classe dominante estrattiva che fondamentalmente non si occupa del bene comune ma soltanto del bene dei produttori parrocciani. Allora per far questo è necessario che ci sia anche una forza esterna che faccia in modo che alcune cose, se non vanno, vengano corrette. Tutto questo non c'è stato da parte dello Stato, che è stato colluso, non c'è stato da parte dell'Unione, che invece si è occupata di altro. I tempi siano cambiati e credo che la situazione possa migliorare notevolmente. Perché sia lo Stato che l'Europa si stanno rendendo conto che se le realtà sviluppo ritardato rimangono all'angolo è tutta l'Europa che ne soffre.